Fugento, ospitas Vittoria Coppola. Borghesi, ancora polemiche. Grillo perde e si arrabbia. Le bugie finiti spendono. Questi erano i titoli, cari amici di Top Video Web TV e cari nostri amici di Facebook. Avete visto dai titoli, oggi parleremo tanto, cercheremo di capire tanto insieme a voi che cosa sta accadendo di bello e di brutto, anche perché in ogni, diciamo, scatola di informazione ci possono essere delle notizie belle, ma anche delle notizie che sicuramente sollecitano anche l'attenzione della gente. L'avevamo seguita più volte, non l'avevamo ancora mai intervistata, ma era giusto che la nostra web la seguisse nella città dove questa web è nata, Fugento. Noi ringraziamo davvero di cuore, lo faccio a titolo personale come direttore di questa web, gli amici della biblioteca di Fugento, che ci hanno sempre, sono molto gentili a estendere a noi l'invito delle loro iniziative che trovano molto interessanti. Abbiamo incontrato la nota ormai scrittrice italianese Vittoria Coppola, alla quale abbiamo chiesto, dopo la sua ennesima vittoria al tombolo di Cantù, immaginate, ancora la prima scrittrice giovane d'Italia, quindi un successo che non ha limiti, con lei edizioni dopo, quindi un editore forte alle spalle, con immagina la gioia. Diciamo che è un'opera che sicuramente sta dando a lei tantissime soddisfazioni, come la prima volta quando fu eletta, quando vinse appunto come il romanzo, l'opera più letta di Facebook. Sicuramente Vittoria Coppola è una bella persona, molto giovane, con una grande prospettiva letteraria davanti, con una grande carriera davanti, e abbiamo ascoltato anche chi c'è dietro di lei, che gli dà una mano a crescere e a vincere sempre più premi. E per noi, nella bella biblioteca di Fugento, c'era Salvatore Massaro che l'ha ascoltata. Vediamo le interviste. Con il suo primo libro, come ci si sente ad essere una giovane scrittrice molto conosciuta in Italia? È un qualcosa che mi fa ovviamente molto piacere, e mi rendo conto che è un lavoro che è cominciato e che deve continuare con impegno e con dedizione, ed è quello che voglio fare, lavorare e continuare a scrivere per arrivare al cuore delle persone. Di cosa parla il tuo libro? Immagina la gioia è la storia di una famiglia normale, come ce ne possono essere tante, in cui credo sia abbastanza facile riconoscersi. All'interno di questa famiglia c'è l'amore, chiaramente, tra tutti, ci sono anche molti silenzi, c'è in particolare il rapporto tra due fratelli divisi da 10 anni di differenza d'età. Un po' da qui parte tutto. Quel che sicuramente non manca è l'amore, la comprensione fra tutti. Lei parla spesso di emozioni nel suo libro, perché ha deciso di parlare proprio di questo sentimento dell'anima? Beh, perché è quel qualcosa che mi sostiene ogni giorno, quindi non potrei non parlarne, perché io comincio da lì, sia quando scrivo che quando vivo le mie giornate accanto alle persone che amo. Come si trova nel Salento? Benissimo, non potrei stare in nessun altro luogo, è un posto che mi sostiene dal punto di vista del mio lavoro, e comunque un posto che mi appaga con tutte le sue bellezze e i suoi sapori, quindi non potrei farne a meno. In questa splendida cornice cinquecentesca della Biblioteca Comunale di Fugento del Palazzo Rovito abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare la giovanissima Vittoria Coppola, scrittrice di successo, che ritorna dopo Gli occhi di mia figlia, un romanzo premiato a livello nazionale, ritorna con Immagina la gioia, un titolo emblematico che racchiude un sacco
di bei propositi, descrive sentimenti profondi con autenticità, con delicatezza, con estrema semplicità, ma non per questo è un romanzo comunque molto forte, che di lettura piacevole, ma che lancia anche dei messaggi importanti, il messaggio della condivisione familiare, il messaggio dell'amore, dei sentimenti fondamentali della vita, dell'esistenza di ognuno di noi. Quindi un libro la cui lettura è veramente un passaggio importante. Queste erano le interviste fatte a Vittoria Coppola, a chi appunto collabora con lei a questo grande successo, ancora un grosso in bocca al lupo per la sua carriera, che sicuramente porterà a Taviano, nel Salento e all'Italia tutta, questa ventata di novità e di proprio bellezza letteraria, di bellezza di spirito che lei sta esprimendo. Certamente noi non potevamo restare fermi di fronte a un problema che ormai per urgente, diciamo sempre urgente, perché ci dite che molto poco parliamo del Sud, del Salento, eccetera. Adesso approfondiremo molto di più diciamo, i problemi del Salento stesso. Partiamo da Ugento, dove appunto c'è arrivata una sollecitazione di questa grande struttura, di questo appalto con alcuni milioni di euro che dovrebbe nascere in punto di giro in Contrada Borghesi. Contrada Borghesi che voi ricordate tutti, non solamente gli argentini perché l'hanno vissuta, ma tutti i cittadini. Io ricordo che all'epoca, come responsabile di informazione di Porto Video a Ragale, andammo spesso a fare questi tornoi, ma visto con mano questi rifiuti tossici altamente contaminanti. In quella zona sta per nascere una struttura, diciamo, particolare, voluta dall'amministrazione comunale, da un costo molto elevato. Si pensa che soprattutto questa struttura potesse incentivare e alimentare, diciamo, la contaminazione di questi rifiuti, anche perché quella è considerata una zona fortemente tossica. L'amministrazione l'ha pensata in maniera diversa, noi ci rispettiamo, di noi dell'amministrazione comunale del sindaco Lecci, per carità, se ci vorrà fare finalmente, se ci renderà degni finalmente di una sua intervista, noi lo stiamo inseguendo per più giorni per cercare di parlare della stagione estiva, naturalmente forse i suoi impegni amministrativi sono tanti, che ancora non ci ha voluto rispondere, ma sicuramente Lecci è una persona per bene, lo farà quanto prima. Abbiamo voluto prendere un paio di video così su questa zona Pugliesi per farvi capire. Il primo è un video nel quale chiaramente si parla di quello che accadde nella zona Pugliesi in quel famoso periodo in cui fu su agli onori della zona che è tutta Italia. E poi c'è un video amatoriale dove, anche se c'è qualche parolaccia di troppo, ma vi prego di capire anche alle persone che hanno ripreso Pugliesi che cosa avevano nell'animo e che paura avevano per la propria città. Vi prego di vedere i video e poi torniamo subito. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Che batte più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala, con l'anima che si vende, metà e metà, con l'animo sole, con la rabbia del cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole, io sono ancora qua. Io sono ancora qua.
Bacchieri. Vieto. Davvero. E chi è Bacchieri? Questi erano i video su Bucciesi, sicuramente non meritano commento, non meritano nome o commento, non merito di aggiungere altro, perché le scelte amministrative chiaramente vengono fatte e vengono decise dopo fatti dei sopralluoghi, dopo che è venuta l'ARPA, che è l'ente regionale per l'ambiente, dopo che viene la presidenza dei beni culturali, sicuramente sarà una serie di certificazioni. Quindi a tutti gli amici che ci hanno sollecitato per intervenire su Borghesi, noi diciamo grazie, fatelo ancora. Io ho letto con molta attenzione un articolo mandato da un caro amico, il quale vuole il bene della sua città, e chiaramente io devo essere scevro, mi dovete anche capire, dalla alimentare polemica, non sono mai di parte, cerco soprattutto di capire la verità dei fatti. Ho mandato questi video soprattutto per far capire come noi, appunto, qualcuno ci vuole dare la tessera, non abbiamo tessere, e aspettiamo, se il sindaco vuole, una replica su questa nota questione, soprattutto perché i movimenti ambientali urgenti sono molto in fervore e vorrebbero avere risposte al questo. Noi siamo la cassa di risonanza di tutti, quando volete parlarne, noi siamo qui e cercheremo di dare spazio, sempre nel rispetto della buona educazione per tutti. Il terzo titolo era Grillo perde e si arrabbia. Chiaramente Grillo perde perché chiaramente nessuno poteva immaginare una debacle di questo modo di Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, passati dal 25% ad una media del 10-11%. Molta gente non è andata a votare più il Movimento 5 Stelle, ha votato il PD, è uscito vincitore da questa elezione nonostante la sua barriera interna, e il PDL ed è stato a ruota. Diciamo che ci sono state sconfitte storiche, dove addirittura il Movimento 5 Stelle, per esempio Viterbo, aveva avuto addirittura il 32% dei voti, quindi una roccaforte molto importante, come la stessa Roma, dove aveva avuto il 28%, dove ha avuto appena l'8%, e quindi sono andati al ballottaggio Marino per il centro di sinistra con il 42 e Alemanno con il 30, quindi un ballottaggio che alla fine si vedrà tra il 9 e il 10 di giugno come andrà a finire. Tutte le città importanti sono andate al ballottaggio, il Salento ha risposto molto bene per il centrodestra, il centrodestra diciamo è andato bene più su scala nazionale, però vediamo che cosa ci dice Grillo proprio a Viterbo, quando chiude la sua campagna elettorale, sicuro di avere lo stesso successo che aveva avuto nelle scorse elezioni politiche. Le elezioni amministrative si sa che si vota spesso la persona, e quando si ha come capigruppo Fini e Lombardi non credo che si possa, secondo una mia visione politica, andare molto lontano. Vediamo cosa dice Grillo in questa intervista. Lui era convinto di fare un buon successo elettorale, ma dopo poi veramente è stata questa debacle molto molto brutta, molto molto una caduta, molto difficile secondo me. Bisogna riflettere molto, perché chi credeva in Grillo del vincitore assoluto dell'elezione, forse vista la politica di questi ultimi mesi di assoluta insabbiatura e instabilità, ha pensato di votare. Sentiamo Grillo.
Rispondimi, cazzo! Ci seguono dal Giappone! Ci seguono, ma sono venuti i coreani, c'è tre volte che vengono i giapponesi! Perché stiamo, ci guardano con gli occhi così! Perché è la prima volta nella storia, credo del mondo, che si sta verificando una rivoluzione pacifica, una rivoluzione non violenta, dove il potere sarà mandato via e dove i cittadini entreranno a far parte del Parlamento e i cittadini diventeranno lo Stato italiano. È la prima volta che succede. Ecco perché ci vengono a filmare. Ecco perché ci vengono a filmare. Abbiamo sopportato troppo. Veramente se ne devono andare. Abbiamo sopportato troppo. La rabbia sta montando. E questa gente che non viene nelle piazze. È gente che ormai ha capito o sta capendo in ritardo. Cercano di distruggere la moralità delle persone, la mia, la loro. Non ce la fanno più con le televisioni non giapponesi, con le nostre televisioni che vengono qua, inquadrano dal basso un pazzo che parla e poi inquadrano la piazza quando la gente è andata via. E è fantastico, non riescono più a fermare. Dicono che sono fascista, poi dicono che sono di sinistra, che sono dei centri sociali, poi odio le donne, odio i gay, sono razzista. Ne hanno tentati tutti, hanno pubblicato il mio indirizzo, con qualsiasi punto di vista la vedi, dal punto di vista economico, sociale, politico, sono dei falliti! Basta! E hanno paura adesso, hanno paura! Monti! Rigor Monti ha detto, sta parlando bene di me, lo capisci? Mi vogliono stroncare così coi complimenti. È incredibile. Gente che non ha capito dove vive, gente che vive in un'altra dimensione, gente che entra in una macchina blindata, va in un ristorante blindato, in un ufficio blindato, stanno tra di loro e quando mettono il naso fuori si guardano con stupore, perché la gente li grida di tutto, con stupore. Non hanno ancora capito forse, ma è troppo tardi adesso, saranno travolte dalla Costituzione, la conoscenza, e allora scopri un mondo che non è il mondo delle televisioni e dei giornali, scopri un mondo, devi essere curioso, andatelo a cercare, e questi settantenni che sono al governo non sanno di che cosa parlano, gli dici hai fatto l'upload, dai, ti guardano così, il crowdsourcing, cos'è il crowdsourcing? Berlusconi è andato in televisione a dire ho letto su Google ha scritto le anime morte. E anche Monti è messo lì dall'Europa, hanno paura, ma non ha paura l'Italia. Questo movimento ha paura l'Europa. Ecco perché ha fatto il movimento quest'uomo qua, non è, lo vedi, non riesce a comunicare. Comunica come negli anni 70 Monti. Il bambino, il cagnolino. Ha aperto una pagina Facebook e l'ha chiusa subito. Ma perché l'ha aperta? Ha detto, ho ricevuto molti complimenti e anche alcune critiche. 2,5 milioni di vaffanculo, alcune critiche. Ha chiuso subito la pagina. Non riescono a capire con chi hanno a che fare. Non ce la fanno più, è meraviglioso. E allora l'Europa, perché noi sanno benissimo che noi siamo gli unici che metteremo in discussione tutti questi trattati che non abbiamo firmato noi. Trattati che mettono in ginocchio la nostra agricoltura. Facciamo un giro nel mondo di risate, perché una risata di sempre. L'ultimo servizio che noi vogliamo fare è sull'amico, chiamatelo come volete, sull'amico Niki Vendola, le bugie di Niki Vendola. È evidente che qui stiamo andando a sbattere sicuramente contro un qualcosa che ci deve far riflettere molto. Durante la competizione cerchiamo di capire i passaggi di questo politico che credo che non sappia nemmeno lui dove collocarsi o meno. Fa la campagna elettorale insieme al PD e tutti gli altri partiti connessi, ne escono male, riesce a ottenere la presidenza della Camera con la Boldrini, vantandosi di questo successo ottenuto,
quando si fa il nuovo, che succede? Il nuovo governo, del governo Letta, cosa succede? Vendola, non lo troviamo più all'interno della maggioranza, lo troviamo all'opposizione, a sparare a zero contro il PD e contro il governo stesso, tenendo conto che il PD gli ha votato la Boldrini per essere eletta come presidente della Camera. La cosa più che mi ha preoccupato ancora di più è che quando il PD stesso aveva deciso di votare Marini, che chiaramente fu sfigurato dal PD stesso, perché lì è stata una specie di vigliaccheria interno al partito, sicuramente di compromessi non finiti bene, come è stato con lo stesso Toti. Che cosa fa Vendola? Anziché appoggiare il candidato del centro-sinistra, vota questa persona che ormai era caduta nell'anonimato, che non esisteva più, un ottantenne che aveva già fatto la sua parte nelle nostre istituzioni negli anni 70, addirittura il signor Stefano Rodotà. Stefano Rodotà, che era stato anche interrante per la Privacy per tanti anni, era stato anche nel governo negli anni 70, quindi è tutto dire, addirittura a tempo di morte. Quindi immaginate se questo poteva essere un uomo come Presidente della Repubblica. Ha potuto appoggiare il Movimento 5 Stelle, ha cercato di valorizzare questa figura, che sicuramente era una figura poca rispetto a Napolitano, che a me evidentemente forse non è molto simpatico, perché ha avuto qualche persona nuova che non può esistere in nessuno stato democratico che una persona stia 14 anni alla presidenza della Repubblica, perché a questo punto potrebbe rischiare di diventare una vera dittatura così ovattata. 7 anni sono già tanti per il Presidente della Repubblica, immaginate 14 per una persona che ne ha 88, quindi dovrebbe arrivare a 95 anni. Se il futuro è questo, sicuramente stiamo messi male. Ma vediamo in questo servizio quali sono le bugie di Vendola. Giancarlo Cancellieri, che penso proprio non sia d'accordo con Straguadagno quando dice che i vitalizi sono una cosa sana, perché lui ha raccolto 10.000 firme insieme ai ragazzi del Movimento 5 Stelle, i Grillini in Sicilia, e proprio pochi giorni fa le avete presentate all'Assemblea regionale siciliana. C'è un politico, un governatore che so che prende anche lui 15.000 euro al mese e so che in Puglia, a gennaio, perché finalmente hanno avuto il criterio di ammissibilità, a gennaio parte una legge di iniziativa popolare con gli stessi criteri della nostra, dove chiederanno praticamente l'abbassamento degli indennizi, si chiama Zero Privilegi Puglia, informatevi cittadini pugliesi, andate a firmare, chiedo al Presidente Vendola cosa pensa di fare, pensa di andare a firmare o pensa che c'è anche la possibilità veramente di tagliare gli stipendi, non come fanno in Sicilia del 5, del 6%, ma veramente di portarli a 3.000 euro al mese, per sentirsi un attimino più cittadino e meno politico. La mia condizione è quella di chi prende 12.800 euro al mese, di chi volontariamente lascia 70.000 euro all'anno, cioè la metà, al suo partito che non gode di alcun finanziamento pubblico. Voglio chiedere a Vendola la storia dei rimborsi, perché non è vero, loro li prendono i rimborsi, eh? Io la ringrazio per aver risposto. Poi volevo puntualizzarle che però Sello prende i finanziamenti alle regionali dal 2010 al 2011. Allora, I rimborsi elettorali sono presi, sono rendicontati in un file del vostro, in PDF, che si trova su ti dico una cosa. internet, Tu e sono circa 4 milioni di euro. sai cosa significa fare una riunione nazionale? Soltanto una riunione, diciamo, convocare. Che cosa significa fare un manifesto nazionale? Noi, Ma per guardi che noi esempio, facciamo politica con i nostri la soldi, gente, i vabbè, non cittadini. sono ricco come te. Ma non ce li dà Grillo i soldi, guardi, così, cioè, Sì, io se lei mi lo risponde in chiedo. questo modo mi offende questa cosa, diventa Allora. allora possiamo anche chiudere, io vado via e basta. Perché questa è un po' demagogia, come non, a me, Demagogia. lei lo sa che a me, io mi sono candidato a Caltanissetta per una lista civica e i bigliettini 50 euro del mio stipendio li ho presi per farmeli stampare, non me li ha dati Grillo. Beh, non servono i finanziamenti nazionali per fare politica in questo modo. Noi dobbiamo togliere i Voi soldi quando alla prendete, politica, lei è una quando persona che mette molta passione quando fa politica. posso, devo fare una manifestazione a Roma, non la posso fare, perché 20.000 euro per il palazzetto dello sport Non non ce li ho, d'accordo? E infatti stiamo ragionando di dove andare, come spostarci, come fare. Ogni giorno devo pagare il fitto di 2.500 euro per la sede, per una sede che c'è a Bari. Allora, io ho le fabbriche di Nichi, la Puglia per Vendola, Sinistra Ecologia e Libertà,
tutti i luoghi, diciamo, che vogliono mettere in campo buona politica, ci mancherebbe altro. Costruire buona politica è costoso. Ora, io personalmente, diciamo, prendo, a me restano 70.000 euro all'anno di reddito, mi sento un privilegiato naturalmente, però lo è, eh? Lo è. Sì, mi sento meno, diciamo, del più fesso dei notai del paese mio, ci mancherebbe, che guadagna 10 volte. Io volevo dire semplicemente questa cosa: prendere finanziamenti pubblici per i rimborsi elettorali per un partito significa farsi pagare la campagna elettorale anche da chi per lei non vota. Perché io pago le tasse e i finanziamenti elettorali purtroppo sono anche i miei soldi. Quanti sono i soldi che prende Sinistra Ecologica Libertà per le rimborsi elettorali regionali? Ma lì non sono 600.000 euro. No, sono molti di più. No. Allora, noi abbiamo manco la sede. Noi abbiamo quattro persone. E i conti non tornano perché noi per il Movimento 5 Stelle abbiamo liquidato 1.700.000 euro. E sono quattro consiglieri regionali. Ha detto ancora bugie. Vabbè, la politica è questa. Quella loro, però, eh. Questo era quanto abbiamo detto su Vendola, non soltanto sulla questione della politica, ma anche sulla bugia dei rimborsi elettorali, su questa sua quasi parlare liturgico, di cui non si capisce mai niente, così difficile, da cui spesso cade anche, possiamo dire, vittima di tutti coloro che fanno satira, perché quando parla Vendola davvero non bisogna capire, bisogna capirlo, perché effettivamente è un po' difficile. Sarà molto bravo forse a farlo, ma i sofismi in politica non pagano. Certo, io vorrei rivolgermi a Vendola con un pensiero mio personale. Ma come ti permetti, con quale coraggio, ti permetti a dire alla gente o di esportare il modello Puglia in tutta Italia, quando tu dici che l'Italia ha chiuso l'export con lo 0,8% di PIL? Ma ti posso anche concedere questo. Ma quante gente stanno chiedendo, caro Michi Vendola, in Puglia? A che livello sta la disoccupazione dei giovani? A che livello sta il numero degli esodati, degli inoccupati, di gente che si ammazza anche in Puglia con il fatto di Casarano, il fatto di Lasagne, il fatto di vicino al paese tuo, Terlizzi, gente che si mette fuoco perché non ha più la possibilità di andare avanti. Quindi non fare lezione di etica, non ti spacciare come colui che ha le verità assolute, come il libro sibillino della situazione. Tu sei un politico come tanti altri. Forse nessuno sa, caro Vendola, che tu sei il presidente della regione più pagato d'Italia, che i tuoi assessori sono gli assessori più pagati d'Italia, che i tuoi consiglieri regionali sono i consiglieri regionali più pagati d'Italia, e l'Italia e la Puglia è una delle regioni che sta peggio. Questo dobbiamo prenderne atto. Adesso la sola speranza è solamente il turismo. Se non riusciamo a sfondare con il turismo, la Puglia potrà anche respirare qualche boccata di ossigeno. Altrimenti, caro Vendola, dovresti prendere baracca e burattini ed andare a casa. Perché non dimenticare che a te, caro Vendola, il regalo di vincere le elezioni te l'ha fatto nel 2010 la signora Adriana Poli Boccone. Perché se fosse scesa insieme al caro Rocco Palese con Adriana Poli Boccone, candidata unica del centrodestra, forse chissà, stavamo qui a parlare di un'altra storia, non era sicuramente la tua, chissà, mai dire mai, però nella vita i riscontri si vedono sempre dopo. A tutti voi, cari amici, abbiamo cercato di fornire questa pagina molto ricca di Oggi News e sicuramente ci vediamo, come sempre, con tutta la programmazione sempre più ricca di Tutto Video Web TV, per affrontare i problemi di ogni giorno insieme a voi. Alla prossima.